Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siani. www.radiosiani.com, Emma Di Lorenzo ai microfoni, in diretta dal giardino romantico di Palazzo Reale. Con me Nunzia Marciano, anch'io in diretta in questa location meravigliosa dove passiamo dalla musica alla mostra. Esatto, la mostra a Palazzo Fondi, che Lacci Gassosi ordito dal cielo. Siamo con due tra le persone, il curatore Giuseppe Cerrone. Sì, ciao a tutti, salve, buonasera. E con la curatrice dell'allestimento e l'autrice di poesie visive, Sara Galdi. Salve, buonasera. E poi ancora presentiamo l'attrice Margherita Romeo, che è performer, poi vi diremo perché, cosa accadrà domani. Certamente, ciao a tutti. Inizierei da Giuseppe, un po' l'idea che c'è dietro, anche questo titolo, perché me lo chiedeva Nunzia, questo titolo così particolare. Sì, il titolo in pratica è un correlativo oggettivo, quindi insomma non è molto distante da, che ne so, titoli che poteva pure partorire Iliot o Montale, diciamo. Però è una suggestione puramente istintiva, eccetera, eccetera. A posteriori si potrebbe dire che assomiglia un po' a Bataille, che ha scritto L'azzurro del cielo, che è un autore che amo molto, oppure a Philip K. Dick, che ha scritto diversi racconti di fantascienza che pure avevano nei titoli questo tipo di tecnica, usavano questo tipo di tecnica letteraria che poi ha inventato Iliot, che è quella del correlativo oggettivo, cioè in pratica accostare due realtà diverse ma comunque collegabili, appunto i gas che comunque fanno pensare a un'atmosfera aerea, il cielo, l'etere, l'ordito, eccetera eccetera. Quindi insomma penso che le influenze per il titolo sono Philip K. Dick e Bataille, però ovviamente le poesie vanno in tutt'altra direzione e c'entrano poco sia con Bataille che Dick. Eh sì, infatti quello che ci chiedevamo, sì, appunto leggendo anche un po' la descrizione di questa mostra, un'antologia poetica, cosa vuol dire portare in mostra un'antologia poetica? In realtà inizialmente erano dei tracciati in prosa che poi sono divenuti poesia, cioè sono divenuti verso libero, perché in effetti sono tutte scritte in verso libero e non sono versi ordinati in rima o in strofa. Allora, questo poteva essere il punto debole di questa antologia poetica, perché il verso libero poi è stato frequentato da tutti e nel tempo ha perso quella forza dirompente che aveva prima. Però in realtà il verso libero forse più di tutti riesce a, in sostanza, a unire cinema, arte ed estetica del Novecento. Quindi alla fine, in sostanza, visto che poi le poesie ruotano intorno all'argomento teatro, all'argomento recitazione, all'argomento cinema, all'argomento estetica, credo che in effetti laddove non c'è il metro, laddove non c'è la rima, il contenuto riesce comunque a unificare il tutto. Non è stato facile trasformare questi tracciati in prosa in poesia, però poi alla fine ci sono riuscito, è stato un lavoro di un anno e mezzo. E poi perché la mostra? La mostra è nata sia perché frequentando il teatro volevo comunque allestire qualcosa che ricordasse una camera sonoro visuale, e sia perché i tempi di, come dire, di edizione del libro si sono allungati talmente tanto che io comunque volevo ritornare a lavorare su queste poesie però in modo completamente diverso. Tant'è vero che il libro non è stato ancora pubblicato, verrà pubblicato a giorni, e quindi per me presentare un progetto di mostra quantomeno sui contenuti diventava importante per liberarmi un po' da questo attaccamento del libro. Poi io amo tantissimo gli artisti visivi e questa difficoltà, questo impedimento poi mi ha consentito di conoscere Sara, perché in sostanza poi ho chiesto a Raffaele Di Florio, uno scenografo, che mi aiutasse appunto e che ideasse per me l'allestimento visivo. Che meraviglia questa mescolanza di arte, veramente, sì, guarda, sì. Tu parli e noi immaginiamo la prosa, la poesia, immagini l'arte, immagini la scenografia, e io voglio chiedere proprio, sì, a lei che cosa ci si aspetta arrivando e guardando, che cosa vede lo spettatore? Parlava appunto di camera visiva, ma che cosa vediamo? Allora, la Cigassosi ordito del cielo è stata una mostra pensata come un viaggio. Quindi proprio per questo l'allestimento riprende idealmente l'interno di un treno, quindi come nella realtà il visitatore potrà vedere all'interno di questi finestrini delle immagini in movimento, oppure anche soltanto pensieri, parole, perché spesso quando si è in viaggio si è anche solo immersi nei pensieri senza prestare attenzione al paesaggio. E le poesie sono state impresse appunto su un materiale diafano, e proprio per dare questa trasparenza, questa leggerezza. E la mostra è divisa in tre movimenti
e siamo partiti dalla concretezza della parola e poi man mano siamo arrivati alla dissoluzione, cioè le parole abbandonano il corpo vivo della scrittura lasciando solo tracce, residui di inchiostro e diventando poi alla fine suono, con la performance attoriale, con la performance musicale del violoncellista Roberto Soldatini. E poi ci saranno nella seconda sala delle poesie visive, appunto, come diceva prima Giuseppe. È stato interessante per me confrontarmi con la poesia, cioè partire da una poesia e creare un'opera. Cioè, ma non so tu, ma io mi sento già immersa in questa atmosfera. Mi sembra di stare veramente a bordo di un treno. Io devo dire che ho barato perché sono andata a visitare la mostra e infatti volevo... Stranissimo! Strano, No, perché mi piaceva l'idea di capire anche cosa fossero delle poesie visive, perché non è semplice da spiegare. In realtà Sara ci sta dando un'idea concreta, però non è abbastanza. Infatti invito coloro che ci ascoltano ad andare assolutamente, perché la mostra va visitata, è gratuita, è dalle 17 aperta? 7 alle 20 dal giovedì alla domenica e non occorre prenotazione, quindi... Devono venire per forza. Sì. E in particolare però devono venire domani, perché domani c'è una performance e a questo punto darei la parola a Margherita, se ha piacere di dirci, non dico tutto, non ci può svelare. Non facciamo spoiler, non facciamo spoiler, non è più tempo, però magari qualcosina, qualche suggestione, perché venire a domani e dare appuntamento a chi ci ascolta. Ma io direi che allora la mostra è sicuramente bellissima, quindi è da vedere ogni giorno. Chiaramente domani ci sarà proprio l'emblema vivente di ciò di cui forse parla la mostra, nel senso, io penso che Sara e Giuseppe abbiano voluto creare questo, diciamo, come possiamo chiamarlo, questo incontro di arti, appunto, che sono il cinema, il teatro, l'arte pittorica, che diventa poi la performance vera e propria. Il momento performativo dell'attore è proprio, e quindi che completa secondo me in pieno l'idea proprio della mostra, è proprio con l'intervento di noi due attrici, perché insieme a me ci sarà anche Fortuna Liguori, che cioè, l'unica cosa che possiamo dire è, cosa possiamo dire, che c'è uno spiraglio di quello che è stato il teatro di Leo De Berardinis, Carmelo Bene, ma rivisto da Peppe Cerrone, che ormai fa parte della storia del nostro teatro. Confermo. Perché Peppe, oltre ad essere un'enciclopedia, come dicevo poco fa a Peppe, dicevo, ma tu sei un'enciclopedia vivente della storia del teatro napoletano e non soltanto, perché non ha solo osservato negli anni, premetto che io e Peppe ci conosciamo da che siamo adolescenti, cioè io adesso ho 37 anni, all'epoca ne avevo 17 quando eravamo, diciamo, al primo anno del laboratorio licantropo di Carlo Cercello. Peppe osserva e vive. Adesso io no, adesso non è che voglio, diciamo, fare una lode a un mio carissimo amico, non avevo neanche idea di essere dentro questa mostra, perché un anno fa circa Giuseppe mi mandò un messaggio, un SMS, dicendo, sai, nelle mie poesie a un certo punto si parla di una delle improvvisazioni che è fatto nel... all'epoca era il 2011, non 2012, con Luca Di Tommaso, appunto, e Roberto Soldatini, che appunto è il musicista di questa mostra, straordinario. E diciamo, da quella suggestione io poi non avrei mai immaginato che da quella suggestione si sarebbe arrivati poi alla realizzazione vera e propria di un concept che lui già stava, diciamo, pensando. Invece sei arrivati alla tua performance di domani. Siamo arrivati alla performance di domani, che ovviamente è una gioia fare, perché diciamo, si può parlare di tanta teoria e di tante cose, ma poi praticarle è un'esperienza, no? Diversa. Ricordateci l'orario della performance, perché ancora non l'abbiamo detta. Allora, sono due performance, domani una alle 18 e l'altra alle 19.30.
Perfetto, quindi appuntamento a Palazzo Fondi, 10 minuti prima, proprio tempi teatrali, tanto non è necessario. Non occorre prenotazione, per cui basta semplicemente presentarsi in tempo. Per prendere il treno, mi raccomando, non perdiamolo allora questo treno. Benissimo, vorrei aggiungere però qualcosa su qualche chicca che mi avete dato durante la visita, se si può. Per esempio, un caso, una poesia visiva di Sara corrisponde esattamente poi al senso, a qualcuno degli autori che tu hai inserito, Giuseppe, all'interno della mostra. Questa è una casualità secondo te oppure non lo è in realtà? No, è una pura casualità, perché insomma Sara si è ispirata ad una mia poesia che si intitola Meriggio ed è venuta fuori la figura del funambolo, che ricordo ovviamente Genet che ha scritto su questa figura in maniera straordinaria. Però Genet diciamo è curato nella prima sala, mentre questa scultura di Sara si trova nella seconda sala e dà continuità, comunque è un elemento di continuità tra gli autori che ci sono nella prima sala e gli autori che vengono invece omaggiati nella seconda sala. Questo per dire che poi gli autori che sono stati scelti, che sono Bresson, Genet, Beckett, Henry Müller, Carmelo Bene e Leo De Bernardinis, in realtà sono tutti molto legati, se non altro anche perché hanno attraversato tutto il Novecento, che è stato un secolo ovviamente breve ma tragico in tutti i sensi. Che poi in realtà il funambolo è stato anche in scena alla Poi Teatro Festival almeno credo 2 anni fa, se non ricordo male. Sì, e poi pure un altro attore che ho ringraziato, Alfonso Benaduce, ha curato una mostra nel 2013 su Genet e sul funambolo e ha presentato dei suoi disegni su alcune poesie di Genet. Infatti Alfonso poi è stato ringraziato ed è, insomma, adesso vive a Roma, però ha iniziato con Ludovica Rambelli. Confermiamo che Giuseppe è un pozzo di scienza. No, no. Sì, io lo confermerei così. Con Ludovica ha lavorato pure Margherita Romeo, quindi insomma ci troviamo, poi alla fine tutto si è ricomposto magnificamente. Però Sara non sapeva nulla del funambolo di Genet. Però in realtà tutto è legato. Sì, perché in questa poesia si parla pure di favola aerea e quindi lei giustamente da questa suggestione è partita, però ha preso proprio un'altra direzione e ha reso ancora più bella l'idea della poesia. E la sua poesia visiva non è un commento alla mia poesia, è diventata veramente una creazione autonoma, quindi forse la cosa più bella della mostra, insieme a un dipinto di Orazio Faraone, un inedito dell'80 che non è stato mai esposto e che io sono riuscito a scovare e che insomma appartiene a un artista che poi ha lavorato pure con Mario Persico, però purtroppo ci ha lasciato troppo presto, quindi non è riuscito a diventare famoso come Mario Persico, come Mimmo Rotella. Questo ci sentiamo di dire, poi se avete pure altre domande siamo qui a disposizione. Beh, si potrebbe parlare per 6 anni praticamente, anno sì, più anno sì, meno sì. Soltanto aggiungere ulteriormente che davvero domani l'evento è speciale anche per l'abbiamo detto ma lo voglio ribadire, per questo concerto che terrà Roberto Soldatini, perché la mostra parla di tantissime cose. Parla del teatro di Leo De Bernardinis e Soldatini era, prima che De Bernardinis chiaramente scomparisse, uno stretto amico e collaboratore. Ha diretto l'orchestra per uno degli spettacoli di Bernardinis, anche se come al solito io non ricordo mai niente, forse Giuseppe ricorderà. E quindi, è lui che ricorda troppo, non ti preoccupare. Sì, e abbiamo quindi veramente un pezzo vivente anche lì di storia. C'è di Leo De Bernardinis, Roberto Soldatini è strettamente legato a questo grande uomo di teatro, è la parte musicale di De Bernardinis, quindi per me è una cosa fortissima, un'emozione enorme, e quindi a maggior ragione io veramente esorto a venire. Perfetto, allora Palazzo Fondi domani dovete assolutamente andare alle 18 o alle 19 oppure andare a vedere la mostra, a visitarla, è gratuita. 10 luglio, dal giovedì alla domenica, dal 17 alle 20. Grazie per essere stati con noi, grazie di averci dedicato un po' del vostro tempo e buon festival, andate a vedere qualche spettacolo, mi raccomando. Sì, sicuramente andremo a vedere spettacoli. Tu non avevo dubbi, Giuseppe. No, no, in realtà i biglietti sono andati a ruba, quindi sarà difficile pure per me, insomma, però sì. Intrufolati, non trovo, intrufolati. Va bene. Grazie di essere stati con noi. Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siena.